La Samb non è sazia, tutt'altro, gioca con grande ardore, soprattutto ad inizio riprese, ed espugna il Tubaldi per una vittoria delle seconde linee. Molti dei rincalzi infatti hanno fortemente voluto questo successo, ininfluente per la classifica ma che testimonia la grande voglia di mettersi in mostra di ragazzi spesso relegati in panchina. Palladini risparmia infatti l'artiglieria pesante e viene ampiamente ripagato da una prestazione generosa, apprezzata da una tifoseria che continua legittimamente a festeggiare. L'analisi del tecnico rossoblu. Quindi complimenti a Gavocci, a Fioretti, Candellori che ha fatto benissimo, ripeto, Raparo, la difesa, Tagliaferri, Montesi, tutti quanti, ma dal primo all'ultimo anche chi è entrato ha fatto benissimo. Dopo una buona prima frazione invece la Recanatese ha pagato duramente alcune assenze e le difficoltà incontrate dagli esterni difensivi che hanno sofferto la velocità di Pezzotti e Candellori. Restano i dubbi sul gol del vantaggio rossoblu con Fioretti al limite del fuorigioco e sulla terza rete forse viziata da un fallo su Verdicchio. È stata comunque gara vera e sin dalle prime battute. Già in avvio infatti Pezzotti, servito dal veterano Sabatino, impegnava Verdicchio a terra. Timide proteste poi per un contatto in area tra Falco e Fioretti con l'arbitro che dà ragione al difensore giallorosso. Al tredicesimo, sul lungo lancio di Tagliaferri, incertezza di Verdicchio, era Paccini con il portiere che serve un assist d'oro a Fioretti che a porta sguarnita spedisce al lato. Quasi a sorpresa, dopo essersi sistemata in fase difensiva, la Recanatese passa in vantaggio. Conzon commette fallo su Agostinelli e becca l'ammonizione. Punizione di Cianni e Miani anticipa lo stesso Conzon e Mazzoleni ed Inzucca in rete al 29esimo. La capolista prova a reagire, Cianni perde un contrasto con l'onnipresente Raparo, ma Falco e Patrizzi sono bravi a frenare le velleità di Fioretti. In chiusura di tempo assist di Gavocci per Pezzotti con Verdicchio reattiva a bloccare in due tempi il rasoterra. L'inizio ripresa però è da incubo per i leopardiani stretti alle corde dalla Samb ed è uno stillicidio di occasioni. Fioretti supera Falco sulla fascia, rimette al centro con il rimpallo che favorisce Candellori, il cui destro sfiora il montante. Al secondo minuto Raparo libera Pezzotti sulla sinistra, diagonale bloccato a terra da Verdicchio. Ancora il portiere locale, protagonista al settimo, uscendo di piede su Pezzotti, servito da un cross al bacio di Fioretti dalla destra. Dagli e dagli arriva il pari all'undicesimo, Pezzotti beve Rapaccini ed offre un traversone calibratissimo sul quale Gavocci davvero non può sbagliare di testa. Passano appena 3 minuti e la San Benedettese ribalta il risultato. Tiro di Raparo svirgolato ne scaturisce un assist per Fioretti che sul filo del fuorigioco batte facilmente Verdicchio ed anche sull'azione dello stesso centrocampista qualche perplessità è più che lecita. Antonio Meco Monaco gioca la carta Murano e la Recanatese esce dal guscio. Al 31esimo, angolo col contagiri di Cianni, staccano prima Miani e poi Falco, ma entrambi mancano la deviazione vincente. Dall'altra parte, corner di Sabatino ci prova Casavecchia con una sventola che impegna severamente Verdicchio. Mazzoleni è poi bravo a volare e deviare un tiro da lontano di Falco. La partita va in ghiaccio completamente sul 3-1, cross di Forgione, Verdicchio non controlla alla perfezione e Candellori si arrangia, accompagnando il pallone in rete e dando il via a nuovi festeggiamenti da parte di una tifoseria caldissima. La freschezza atletica ha fatto la differenza, dirà Meco Monaco, ma come stavolta il suo ragionamento è ineccepibile. Mi aspettavo una Sambenedettese forte, nonostante magari hanno fatto giocare giocatori che forse giocavano un po' meno, però questi giocatori poi avevano grande voglia e soprattutto grande freschezza atletica che soprattutto nel secondo tempo si è visto. Però noi abbiamo fatto la nostra partita, forse abbiamo pagato lo scotto della partita di lunedì col San Nicolò, dove poi abbiamo avuto due giocatori molto importanti per noi fuori e ha dovuto un po' cambiare formazione. Qualche problemino, soprattutto il secondo tempo, l'abbiamo avuto, però bisogna sempre accettare quello che è il verdetto del campo. Il campo ha detto che la San Benedettese ha fatto 3 gol, quindi non bisogna guardare altro, bisogna che si volti pagina e pensiamo subito alla partita di Chieti. Per quale obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di fare il massimo. Noi qualche mese fa eravamo in una situazione di classifica molto complicata, abbiamo raggiunto la salvezza con 6-7 giornate d'anticipo, quindi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante. Certo è che adesso ci troviamo lì, vogliamo provare a fare qualcosa,
sarà il campo a dire se poi saremo stati bravi. No, no, Marcaccio è molto indeciso, io le persone indecise non mi interessano. Però ci ha ripensato o ancora in ballo il nome di Marcaccio? No, proprio no. Assolutamente, chiuso, Marcaccio è chiuso. Più o meno quante ne confermerà della squadra attuale? Come la vede lei la Lega Pro? Ma diciamo che i giovani molti, quelli più grandi qualcuno lo cambierà. Mi è piaciuto molto il nostro 10. Candellori, giovane. Candellori, che c'è uno che non demorde mai, e uno che sta sempre sul pezzo, quindi sono questi i giocatori che io voglio, quelli che combattono fino alla fine. Poi se tecnicamente non sono come gli altri, però ci mettono l'anima.